Amandrà, mi offriresti un tramezzino? Sto a digiunare stamattina. Ma se la butti sul patetico, certo. Posso accodarmi anch'io? Ma certamente, c'è qualche parente, fai qualche telefonata, ammazza. Andiamo, morti di fame. Che società, oh, la Caritas S.P.A. Andiamo. E c'è di merciogo, eh? Passerotto! Passerotto tutta sola, mi sei mancata. A quest'ora ti presenti. Ma dove sei stato tutto il giorno? Ma non si sente dall'addizione a Cinecittà a lavorare con questi miei colleghi. Licione, lo conosci, l'ingegnere? E che film era? Un film d'antichi romani, Il Centurione, allora, vero? Lì, tutto ambientato al Colosseo, una sì, bellezza. Ci hanno fatto correre. E marciana fatica! Sì, vabbè, senti, Centurione, vai dietro il banco, per favore, che tutto il giorno che sono da sola c'ho pure il lavorante malato. Prego. Un tramezzino di una Coca-Cola? Sì. Insomma, io gliel'avevo detto a Miccioni, il computer era tarato solo per il trotto, eh? E invece no, lui ha voluto vincere anche al galoppo, ingordo. È tutta colpa sua. Ah, mo se il computer l'ha toppato è colpa mia. No, la colpa è mia che ho dato retta. Se no col sciupolo che giocavo 150 euro su un cavallo che arriva ultimo. Forse la prima volta sei abbonato all'ultimo. Fare commento. E poi che te sei giocato? Guarda che i 250 euro gliel'ho cacciati io. E manco va ridati. Shhh, cos'è tutto sto casino? No, niente, amore, stavamo parlando di globalizzazione, politica, ci si infervora. Eh sì, ho capito, però siamo in un locale pubblico. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, c'è un telefono a scheda qua? Sì, guardi, è lì dietro, a destra del bancone. Grazie. Ragazzi, io l'ho sempre detto, sto computer a me non ma cosa mai c'è il computer? Mai. Dimmi a me. Vabbè, allora sarai tu che non lo sai usare. Ma che dici? Io sono un genio di informatica. Un'altra voice. Ma raga, non insozzate i viaretti, riportate il cestino. Non chiamo dal mio cellulare. Sono in un bar di Roma, telefono a scheda. Dottore, tengo la busta con 2.500 euro. Vuoi per me mai scappare? Diciamo, tengo la busta generico. Mamma, sì, è meglio. Non è che sto agitatissimo, non ho mai fatto una cosa del genere. Mi interessa una mandragata cotta e magnata. E voilà. Boh, non si famo conoscere. Senti, ma tua moglie non lo sa che giochi a cavallo? Sì. Ma credo che ho smesso, se si accorge che gioca ancora a metrita. Comunque quella non è mia moglie. Lui è una moglie che ha tritata per colpa dei cavalli. Già c'ha uno. Allora, sì, oh. E anche lei c'aveva un bar. È stato il più grande amore della mia vita. Il bar. Quella si accorgeva sempre quando giocavo, sempre. Lui sapeva che lui quando perde i cavalli... No. Yes, zero. Calma, piatto. Sì, ma c'è poco da ridere, sa. Trovarcesi dentro un macello. Fortuna ha voluto che poi ho incontrato questa poveraccia della Lauretta e... Capirai, quel giorno avevamo vinto Atris, ha fatto un figurone, facevo i scintille, Scusa, ma perché hai scelto un'altra barista? Perché io con le padrone dei bar mi ci sono sempre trovato bene. Sì, lo so io perché, per via dalla cassa. Anche. Senti, cosa hanno preso i tuoi amici? Due tramezzi. Sono 2,50 euro. Vieni, paga con questi, vai. Ecco qua, signora Lauretta, sono 3 euro. Ecco il resto. Grazie. La mancia. Il resto mancia per il ragazzo. Grazie, dottore, ci vediamo a Cinecittà, Ma cosa fa quel cretino dell'amico tuo? Mi prende in giro? Ma chi? Micio. Ma non si permetterebbe mai. Ma scherzi, passerotto. Guardami negli occhi. No. Tu non me la conti giusta. Secondo me tu giochi ancora ai cavalli. Io? Ma passerotto, come ti viene in mente? Tutti sanno che i cavalli mi hanno rovinato. Non potrei pensare. No, no e no. Sabato tu stai con me. Ma passerotto, sabato devo fare un provino da protagonista per una fiction. Non me ne frega niente della tua fiction. E poi per favore, guarda, stai sempre a fare dei provini e non ti prendono mai. E se questa fosse la volta buona? No! Guarda, lo sai, da più di un mese, sabato a Montecatini i miei festeggiano le nozze d'oro e non possiamo mancare. Montecatini? Guarda chi si rivede. Buongiorno, dottor Miccolis. Miccolis. Ma se ti rovina, non lo conosco. Forse sarà il suo sosia romano, di origini pugliesi. Questo può essere, perché... Un momento, dove vai? Restituiscimi subito i soldi, altrimenti vado alla polizia e ti denunzio. E che denunci? Che sei andato al ministero a portare una mazzetta per ottenere una licenza fasulla? Ma che non si può fare? Andiamo in galera tutte e tre, io,
Miccoli e tu. Giannava tu. Bravo, hai capito. Un momento, Aro, vai, voglio. Tu non mi conosci, sono un malvivente peggio di te. State accorto, tenga la fedina penale sporca che fa schifo. Fatta la lavare. Signore, signore, per favore, mi aiuti. Se non restituisco quei soldi, sono inguaiato definitivamente. Ma andrai a giocare per superare la lotto? E non posso, mo c'ho da fa. Anche volendo, non te li posso restituire. Ho capito. Anche volendo quei soldi, io non te li posso restituire. Li ho persi, ce l'ho più. Li ho persi. Ma a che parte? Chi? Lei. Chi parte? Nessuno, papà. Dove li ha persi i soldi? Ah, ippodromo di Montecatini. Bello ippodromo. È molto lontano da qua. Casello, un par d'ore e mezza. Ci possiamo andare un momento? Ma che faccio? Più una lira, che me gioco? No, per vedere se per caso li hanno ritrovati. Ma non è che l'ho persi, che l'ho lasciati qui, qualcuno l'ha trovati. No, li ho persi alle corse dei cavalli. Ma perché lei gioca ai cavalli? È regolare. Più che un gioco, diciamo che è uno scopo nella vita, è un lavoro. Guarda a lei che ce l'ha. Che? Il lavoro, dico. Forse non ce l'ho. È sul coraggio, c'è il fazzoletto. Non lo so. Sì, gioco. Ecco. Perché i soldi non erano i miei. E di chi era? Del mio principale. Un gipalle? Principale. Per principale? Sì. Ma li mortacci, so. Eppure gli volevo dire questa cosa qua. E io volevo dire? No, quello è nervoso. Mi liquida. Se non restituisco i soldi, mi liquida definitivamente. Se perdi il lavoro, perdo pure a mia moglie. Mi liquida pure lei. No. Signore, mi può dare una mano, per favore? Mandraghe dà sempre una mano ai rovinati. Grazie. Regali. Bella sta mano. Ah, belle linee. Però adesso le dice male, eh? Ma male, 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 adesso. Però la vita è lunga, vedi? Prosegue. A dite male. Però io ci ho avuto un'idea, adesso posso far per te. Grazie. No, perché? Ciao, Passerotto, ci vediamo stasera, eh? E dove vai? A Cinecittà a girare un film con Julia Roberts. Fortunatamente non ti devo raccontare più balle, vado a trovare il mio cavallo. Ma lo so, lo so. Sarai mica gelosa pure di un cavallo? Che gelosa? Vai, vai, vai. Però torno presto. Magna un po' di biale e torno. Scusi, cercavo la signora Lauretta, le dovrei parlare. Passerotto, c'è uno che si vuole parlare? Ah, ma guarda chi si rivede. Passavo di qua, ma quello chi è? È uno che non perde mai alle corse. Da quando lo conosco, guarda, mi sento ringiovanita di 10 anni. Beh, certo, il nostro è stato un grande amore. Ci ha messo 48 ore a cambiare cavallo.